Un caro saluto amici telespettatori, bentornati al nostro appuntamento con Tra Cielo e Terra, la nostra trasmissione con la quale andiamo ad indagare in tante realtà che ruotano intorno alla nostra diocesi, alla nostra chiesa mantovana. Ormai siamo davvero nei giorni, vicinissimi ai giorni della festa di Ogni Santi. Una festa sappiamo che da ormai diversi anni ha perso un po' nei nostri territori quello che era il suo significato più antico e invece si è plasmata su quella che è la tradizione più anglosassone, più americana, insomma questa notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre con scheletri, streghe, maghi, insomma si è persa la nostra tradizione per acquisirne un'altra, ovviamente non per tutti e non soprattutto qui. Noi ci troviamo a Riva di Suzzara, siamo sull'argine, vicinissimi alla chiesa e qui, grazie al parroco Don Giorgio Bugada, si è proprio ritrovata la vera tradizione cristiana. Qui è arrivata la santità attraverso un santo particolare, San Colombano, attraverso il quale un cammino che ha portato proprio a tutti i santi. Allora, andiamo a farci spiegare il perché proprio da Don Giorgio. E come vi ho detto, ci facciamo spiegare tutto questo da Don Giorgio Bugada, che raggiungiamo qui proprio all'ingresso del parco di San Colombano. Salve, grazie Don Giorgio. Allora, ci troviamo, abbiamo detto appunto ai nostri telespettatori, all'ingresso, ecco. Perché proprio in questo punto è stato fatto l'ingresso? Che cosa rappresenta questo luogo? In meno parole possibili, rappresenta quello che ha collocato l'artista Giovanni Miglioli, approdato qui, naufragato qui col suo studio nella piena del Giubileo, e realizzò questo sasso come accesso al memoriale in cui entreremo tra poco, interpretando l'arrivo di un percorso che parte da lontano, che parte dall'Irlanda, che è documentato in questo stiato, che è sua opera, il suo primo intervento, che poi ha elaborato laggiù e ha in qualche maniera reso monumento qui in attesa che possa diventare un monumento davanti alla chiesa con Colombano in grande. Perché proprio Colombano? Colombano perché qui dal 1154 si sa che è patrono della chiesa che era laggiù, dove andremo, patrono della chiesa di San Colombano. Che storia ha San Colombano? La storia di San Colombano è di un ragazzo nato nel sud dell'Irlanda, diventato monaco al nord-ovest, alla scuola di un certo Sinel, da dove partì per arrivare a Bangor, dove c'era una famosa abbazia appena fondata da Congal, San Congallo, dove rimane monaco per alcuni anni finché viene preso, sceglie, capisce che la sua vocazione, si sente un po' come Abramo, chiamato ad andare, a lasciare la patria, per che cosa? Per Cristo, per annunciare il Vangelo, perché in Europa, l'Europa era tutta nuova, era tutta in cambiamento come i nostri giorni, erano arrivate tante popolazioni, quelle con cui avrà a che fare di più saranno i Franchi, gli Alamanni e poi finalmente i Longobardi. Un monumento, Don Giorgio, che però non è ubicato in un luogo casuale. No, nessuno lo sa ancora, ma da circa 15 anni dei giovani di Venezia hanno segnato il tragitto del Cammino di Santiago da Venezia fino a Torino e la Val di Susa, che qui è segnata. E però la scoperta più recente è, diciamo, dove l'incontro è quasi casuale, perché dalla Norvegia scende la strada, la Sunway, se l'inglese mio è quello che è, la via del sole, questa gente del nord che vengono verso il caldo, e il suo incrocio idealmente è qui, e lo è in qualche maniera ancor più idealmente perché sul petto di Colombano è raffigurato il sole. E allora noi adesso però proseguiamo in questo affascinantissimo viaggio e andiamo proprio giù, verso il memoriale. Non ho alzato lo sguardo, c'è una colomba. Colombano in gaelico è
Colomba Bon Bianca, e quella colomba è un po' il segno del suo, dello spirito che lo muove, c'è un messaggio di pace, il ramoscello dell'olivo. Eccoci qui, allora ormai siamo entrati davvero nel parco appunto di San Colombano, l'ingresso l'abbiamo visto prima e qui praticamente siamo al famoso memoriale, Don Giorgio. Allora entriamo proprio, andiamo all'interno di questo memoriale, vediamo che è costituito innanzitutto da 12 massi. Che significato hanno e soprattutto perché questo memoriale attraverso la figura di San Colombano ci ricollega poi a quella che è la festa di ogni santi. Portandoci qui dentro possiamo immaginare di entrare in un circolo, un stone circle, l'inglese mio è quello che è, in gaelico Cromlech, che qui è riprodotto vicino a Kilkenny. In questo Cromlech ci sono appunto una serie di massi, non mi ricordo se erano proprio 12, ma con al centro una piccola tomba, praticamente un masso con segni di altri massi sottoposti. Erano le caratteristiche e sepolture del culto dell'antico mondo dell'Irlanda, del mondo celtico. È stato immaginato al ritorno del viaggio nell'Irlanda come davvero un ricordare cos'è avvenuto nella nostra storia, cosa c'era qui, perché qui siamo nell'area dell'antica chiesa di Riva, purtroppo si sono perse tutte le tracce, ma questi sassi riportati qui ci hanno fatto portare questa esperienza irlandese, dove abbiamo scoperto appunto che da là molti erano venuti prima di noi, erano venuti via, no? Prima che noi arrivassimo là, e il capofila era il patrono della nostra parrocchia. Eravamo partiti proprio sulle tracce di San Colombano. Lassù abbiamo trovato pochissimo, però tornando abbiamo trovato l'Irlanda qui e per renderlo più chiaro l'abbiamo un po' riprodotto. Per un momento non dovete vedere la croce e la grotta perché viene dopo. La prima idea è semplicemente riprodurre questo che è la sintesi del pensiero. Il tempo e lo spazio bisogna in qualche maniera metterli insieme perché noi abbiamo il compito di realizzare la storia. L'idea fondamentale del mondo celtico è che noi andiamo verso un futuro e quello che a noi sembrano le cose che si contraddicono in realtà è perché il nostro sguardo è miope. Tanto che noi abbiamo appunto scoperto lassù che la festa centrale di questo mondo era quella proprio, il Capodanno era avveniva proprio là dove noi oggi è ritornato l'uso di celebrare Halloween, con una scoperta strana però che è Samhain, questo elemento di partenza, che con l'arrivo del Vangelo viene in qualche modo accolta quella che era la cultura celtica della mancanza di confine tra la vita e la morte. Nella tradizione appunto in questa notte i vivi e i morti entravano in dialogo. Ecco, con l'annuncio del Vangelo nasce un nuovo Capodanno, il Capodanno dell'Incarnazione, il 25 marzo, ancora come fatto folcloristico è celebrato a Pisa, un po' meno a Firenze, perché fino alla fine del 600 questi Capodanni resistevano. E non avendo allora sottratto a Samhain questa idea centrale è riportata nel giorno dell'annuncio dell'angelo e quindi del compimento della creazione di Dio, dell'incarnazione di Dio, è rimasto vuoto, ma non del tutto, perché hanno intuito subito che Samhain poteva diventare il luogo dove la fede cristiana arrivava alle sue ultime conseguenze, cioè la fede nella risurrezione di questo passaggio, e nasce in questa occasione proprio l'espressione della fede nella vita che verrà e della comunione dei santi che si compirà.
E difatti questi cerchi indicano appunto in qualche maniera questa armonia, perché se è difficile, se è facilissimo anzi, dividere lo spazio in 360 gradi, non è così facile dividere il tempo. Ecco la questione dei calendari, perché il sole ci impiega un po' di più a fare il suo giro. L'ambizione di questo luogo è di essere certamente elaborato dal punto di vista cristiano, ma riscopre le dimensioni non solo del cielo, le 12 costellazioni, del tempo, i 12 mesi dell'anno, ma richiama immediatamente le 12 tribù di Israele, i 12 apostoli e, non ultimo, ma molto interessante, i 12 figli di Ismaele. Per cui in qualche modo qui giù, in questi 12 massi, si può ritrovare la tradizione della religione biblica e dei suoi del monoteismo del nostro mondo, con queste tre varianti, ebraica, cristiana e musulmana, dove al centro c'è l'altare, secondo la descrizione di Mosè che scende dal monte Sinai e costruisce questo altare. E qui abbiamo visto compiersi quell'idea della festa di tutti i santi che ci è arrivata un po' trasformata dall'emigrazione americana, quando con la riforma protestante il culto dei santi in alcuni paesi si perde, per cui la sera, la vigilia di tutti i santi, All Hallows' Eve, non so se si pronuncia proprio così, perde il suo riferimento al giorno di tutti i santi del primo di novembre e diventa una festa a sé. Quando arriveranno poi, dopo la grande carestia dell'Irlanda, tantissimi irlandesi in America, allora ci sarà un forte sviluppo di questa festa, ma non si riuscirà a reimporre il suo significato originale di attenzione ai santi, di attenzione cioè al senso della vita cristiana, che poi naturalmente si prolungava nel ricordo dei defunti, perché la santità non è qualche cosa solo da aureole, ma è la dimensione della vita cristiana, di questa chiamata, del battesimo, ed è per questo che veniamo qui per la festa di tutti i santi, per la vigilia, con i ragazzi che hanno appena fatto la cresima, sono appena stati confermati, è la parola più giusta, veniamo qui e inizia qui una celebrazione della luce che poi diventa riscoperta del battesimo. Non potrei raccontare tutto perché ci sono qui alcuni ragazzi che vi toglierei la sorpresa, ma riscoprono dentro, con la luce della notte, a un'acqua che fa da specchio, riscoprono dentro questo cerchio creato dall'acqua, riscoprono di portare dentro di sé un'aureola che le impegna a vivere la loro vita da cristiani dentro nella storia. Ci è sembrato questo molto importante, proprio come per introdurre, eccoli qua, per introdurre una specie di una vaccinazione rispetto al messaggio commerciale che gira di questo Halloween un po' perso d'anima. E poi staremo a vedere. Ed eccoli infatti i ragazzi qui della zona che, come diceva giustamente Don Giorgio, ci hanno raggiunto. Ci faremo proprio spiegare da loro come vivono questo momento, che cosa rappresenta per loro, che cosa hanno incamerato. E partiamo proprio da una ragazza che ha già vissuto questo particolare momento. Come ti chiami? Chiara. Allora, tu hai già partecipato a questo momento, l'hai già appunto vissuto, come dicevo, addirittura poi sei stata anche in Irlanda. Quindi che cosa ti stai portando dentro? Cosa hai portato via dall'Irlanda e che cosa hai imparato dal vivere ogni santi in questo modo qui? In particolare da ogni santi credo di aver vissuto un'esperienza molto suggestiva, perché abbiamo rivisto questo luogo al buio di sera, cosa che io non avevo mai visto, è tutto illuminato, e poi abbiamo insomma rivissuto l'esperienza della confermazione giù in parrocchia. E invece dall'Irlanda, insomma, è stato
un vivere questa esperienza, insomma, di questo parco molto più in grande. E allora, senza svelare giustamente che cosa troveranno qui i ragazzi per la festa di Ogni Santi, perché abbiamo sentito quanto sarà bello questo momento, andiamo però a sentire un po' da loro che cosa ne pensano, anche come si stanno preparando. Come ti chiami? Tommaso. Allora, Tommaso, immagino che, anche se non saprai proprio che cosa ti ritroverai qui in occasione di Ogni Santi, un po' ti sei preparato, hai capito anche com'è questo modo di vivere Ogni Santi rispetto a quello che si vede fuori, quindi insomma il modo ormai, ahimè, che si ripete da tanti anni, commerciale, con tutte queste maschere, insomma, che non appartiene alla nostra tradizione. A te piace quello che si vive qui invece? Sì, a me piace molto il modo di festeggiare Ogni Santi, soprattutto... È più vivo? Sì, è più vivo. Più vero? Sì. Tu come ti chiami? Antonio. E tu? Silvia. Allora Silvia, in questo luogo immagino che Don Giorgio vi abbia portato diverse volte, insomma lo conoscete bene, ecco, che cosa ti ispira a questo posto? Pace, perché insomma anche venendo dall'Irlanda hanno portato anche pace, hanno portato la nuova religione che indica anche la pace. Un luogo che desta tanta serenità in una giornata così, poi è veramente bellissimo. Come ti chiami? Aurora. Allora Aurora, voi siete appena stati cresimati, anzi come si dice giustamente confermati. Ecco, che cosa ha rappresentato per te questo sacramento? Cioè, io sono molto felice perché mi sento anche più grande dopo questo sacramento e perché diciamo che è stato riconfermato che Dio mi vuole bene, perché al battesimo, insomma, cioè è stato detto, ma adesso è stato proprio riconfermato e quindi mi sento più felice. Sei tu che responsabilmente proprio hai fatto in modo che quello che già ti avevano dato con il battesimo diventasse un qualcosa ancora di più profondo. Sì, infatti anche per questo motivo mi sento più responsabile, cioè di me, di quello che, insomma, della mia vita, di quello che farò, che mi accadrà. Beh, davvero bravissimi questi ragazzi, e insomma abbiamo anche capito che sono molto in fibrillazione per quella che sarà la cerimonia qui per Ogni Santi. E intanto ci ha raggiunto Manuela. Manuela che ci può portare innanzitutto proprio la sua esperienza, ma soprattutto farci capire, perché Manuela è un'educatrice, ecco, che cosa rappresenta proprio trasmettere ai ragazzi, a queste generazioni, questo bisogno proprio di santità. Sì, noi abbiamo intrapreso infatti da poco, dopo la cresima, un nuovo percorso con i ragazzi per accompagnarli nella vita che segue appunto dopo questo sacramento importante. E come primo appuntamento importante c'è appunto il vivere la vigilia della festa di Ogni Santi, dove vedremo insomma di indirizzarci verso la santità, perché insomma ne vale la pena. Anche Manuela ovviamente non può dire che cosa accadrà, perché come sappiamo non si può togliere la sorpresa. Torniamo invece da Don Giorgio, perché chiuderemo con lui anche per farci spiegare altri concetti importanti legati proprio a questo momento e a questo luogo. Eccoci qui Don Giorgio. Allora, innanzitutto davvero complimenti per questi ragazzi. Grazie. E stanno davvero vivendo, penso che stiano davvero intuendo il significato di questa festa e del perché si vuole proprio portarli a far rivivere quella che era la nostra vera tradizione cristiana, tradizione che, come ho detto prima, ahimè, si è andata perdendo. Oggi Halloween è tutt'altro. Però ecco, Don Giorgio, io prima dicevo che abbiamo dei simboli ancora da far vedere per far capire meglio questo luogo, questo significato. Innanzitutto questa croce. Questa croce, conosciuta come Croce di Santa Brigida, pochissimi sanno che comunque l'esemplare più antico al mondo finora conosciuto si trova, anzi due esemplari più antichi
conosciuti al mondo si trovano proprio a Mantova. E questo suscita tanti interrogativi, ma ne riparleremo. Tra l'altro devo dirvi che ha fatto questa croce intanto che parlavo con i ragazzi, ad una velocità incredibile, fatta proprio con dei rametti d'erba. Un artista, Don Giorgio. Sì, viene perfezionata poi tagliando le punte in modo che sia più armonica, però questa croce la giudico molto interessante perché esprime una comprensione del Vangelo che avviene proprio nel V secolo, quando viene evangelizzata l'Irlanda. Noi sappiamo che il simbolo tradizionale dell'Irlanda insieme all'arpa è il trifoglio e già dal catechismo mi insegnavano in questo modo. Patrizio voleva far conoscere agli irlandesi il mistero della Trinità. Facendo questo percorso in questi anni mi sono reso conto che la storia è un po' diversa, perché Patrizio pascolava i greggi in Irlanda quando era schiavo. Una volta liberato si prepara a ritornare come missionario in Irlanda ed ha un grosso problema. Come faccio a parlare della croce in un paese pieno di croci? Tra le tante c'era anche questa fatta con un'erba particolare dell'Irlanda che è molto resistente, che veniva usata anche nel tempo dei pagani, nel tempo della religione celtica. Credo che abbia scoperto proprio nel monastero dove studiò nel sud della Francia, fondato da un monaco dell'Oriente, un segno che conosciamo pochissimo, forse qualcuno lo sente nominare stasera per la prima volta. Immaginiamo che siamo con Patrizio in Irlanda, in un prato. Patrizio si inchina e raccoglie qualcosa. Ecco il trifoglio. Così Patrizio è rappresentato a Tara, con questo trifoglio. Perché nella tradizione antica dell'Oriente cristiana il trifoglio è un simbolo della croce. Una croce di vita, un albero che dà vita, non è un ricordo della morte, la croce, è l'annuncio della vita. E poi il segno della croce andò a indicare quello che la croce rivela, che è il mistero della Trinità, di Gesù che sulla croce offre la sua vita al Padre e a noi consegna il suo spirito. Più tardi, proprio, dopo il primo impatto, avviene proprio legata a una santa quasi poco più giovane di Patrizio, Santa Brigida, avviene che questa croce nella leggenda diventa il segno della conversione del papà pagano di Brigida al cristianesimo. Mentre lo assiste sul letto di morte, ella intreccia con le paglie del tetto, sono caratteristiche le paglie del tetto nelle case antiche irlandesi, questa croce, e il papà chiederebbe: cosa fai Brigida? E Brigida risponde: la croce di nostro Signore che morendo in croce ci ha salvato dai peccati. E questo porta il papà alla conversione. A me viene da sorridere perché lui conosceva benissimo questo simbolo. Però questo simbolo evidentemente diventa un segno importante che questi monaci portano in Irlanda. Ed è questo probabilmente che spiega perché si sia trovato molto antico a Mantova. È tutto ancora. Dove è stato trovato? E questo è in una tomba degli scavi del seminario e bisognerebbe andarla a riaprire, studiarla. Intanto devo dire che è stupefacente la cultura, la sapienza e la saggezza di Don Giorgio Bugada. Oggi ci ha fatto una storia di religione, ci ha fatto una storia d'arte, ci ha fatto scoprire una storia bellissima e soprattutto ci ha fatto una grande lezione di religione e ci ha fatto capire appunto come anche oggi, 2016, nonostante tutto quello che vediamo in certe situazioni, si possa ancora riscoprire la vera fede, quella autentica. E certi posti, come quello in cui siamo in questo momento, davvero bellissimo, qui nel parco di San Colombano, ci possono aiutare in questo obiettivo per raggiungere appunto questo traguardo.
Bene, io ringrazio allora di nuovo Don Giorgio Bugada. Tra l'altro mi piacerebbe ringraziare i ragazzi, eccoli che ci raggiungono di nuovo, che sono stati così bravi prima a darci i loro contributi relativamente a questa festa, come si stanno preparando, che come hanno vissuto, che cosa ha rappresentato per loro appunto il sacramento della confermazione. Davvero, devo dire, una bella, bella puntata di Tra Cielo e Terra. Grazie davvero a tutti e grazie a voi, cari amici, per averci seguito anche in questa occasione. Noi ci rivediamo tra 7 giorni. Arrivederci, buona settimana a tutti. Ciao. Ciao.